In Russia, parlamentari, giudici e alti funzionari dello Stato hanno dovuto scegliere rinunciare ai loro conti bancari e beni all'estero, inclusi quelli intestati alle mogli, o dimettersi entro il 18 agosto. Lo ha imposto la legge adottata 3 mesi fa per privilegiare gli investimenti locali, una misura che il presidente del Comitato Anticorruzione spiega così. Coloro che pensano soltanto al proprio benessere in Occidente sono una minaccia per lo Stato. E molti di loro sono una minaccia per il potere del Presidente. Il vice ministro delle comunicazioni, Denis Sverdlov, ha preferito lasciare l'incarico piuttosto che far chiudere il conto all'estero della moglie. Il miliardario patron del Chelsea, Roman Abramovich, ha rinunciato alla carica di governatore regionale di Chukotka. Altri hanno divorziato.